Alleluia, gloria a Dio. Questa sera vorrei condividere con voi un messaggio molto semplice, ma che ancora una volta tu saprai il quanto Dio, il nostro Padre, il tuo Padre, il mio Padre, ti ama. E quanto lui prendi cura di te, prendi cura della tua famiglia, prendi cura della tua vita stessa, tu potrai comprendere attraverso la luce della parola e attraverso lo Spirito Santo che è lì con te, il quanto il Padre ti ama. Vogliamo aprire insieme la parola di Dio? Nel libro del profeta Isaia, capitolo 61, e possiamo leggere dal primo versetto sino al versetto 6. Guarda quello che c'è scritto qua. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, l'olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di un spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati dalle trascorse generazioni. Là gli stranieri pascoleranno le loro greggi. I figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri viticoltori, ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni. A voi toccherà la loro gioia. Benedetto sia il Signore per questa parola meravigliosa. I Vangeli registrano che Gesù, il Cristo, all'inizio del suo ministero, già quando una gran folla iniziava a seguirlo, che come occorreva di solito il sabato, lui andava nelle sinagoghe e nel capitolo 4 del Vangelo di Luca, Gesù entra in un sabato nella sinagoga e gli è dato l'occasione di poter leggere il libro, appunto, del profeta Isaia. E proprio in quel giorno il Signore riservò, appunto, questo capitolo, il capitolo 61. E Gesù lesse questo capitolo recitando
le parole del profeta Isaia. E bisogna che tu sappia che come egli stesso, leggendo questo testo, disse: egli è l'unto di Dio. Egli mi ha unto, lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché egli mi ha unto. Egli è l'unto di Dio. Egli è il Cristo, l'inviato, l'unto di Dio. E Gesù venne a questo mondo con una missione. E appunto il profeta Isaia descrisse anni ed anni prima quale sarebbe questa missione. Ed è la missione che egli ancora eseguisce attraverso lo Spirito Santo, che a sua volta si fa uso dei suoi per compiere questa missione. E qual è la missione, pastore? Egli mi ha inviato per portare una buona notizia. Una buona notizia. Ciò che Gesù venne a portare a questo mondo fu una buona notizia. La notizia che c'era ancora speranza. La notizia che il Padre, il Dio creatore, non dimenticò la sua creatura e il suo popolo. La notizia che il regno di Dio era arrivato. Perché Giovanni Battista viene anticipando il Messia, dichiarando che stava per arrivare il regno. Ma quando Gesù si manifesta, egli dichiara: è arrivato a voi il regno di Dio. E in questo regno c'è libertà, libertà. Egli mi ha inviato per passare quelli che hanno il cuore spezzato. Oggi come non mai, noi viviamo un tempo dove le persone hanno il cuore spezzato. Il tuo cuore può essere spezzato dai tuoi genitori per un abbandono, per una delusione, per una parola che esce dalla loro bocca. Il tuo cuore può essere spezzato da un figlio, da una figlia, per una parola, per un qualcosa che fanno che non te ne aspettavi, per un atteggiamento. Il tuo cuore può essere spezzato da una relazione o da multiple relazioni, dove in qualche modo il tuo cuore rimane lì. Oggi come mai i cuori delle persone vengono spezzati, ma è come Cristo viene a portare una buona notizia, anche noi abbiamo una buona notizia per te. Gesù è venuto per, alleluia, passare, gloria a Dio, il cuore che hai spezzato. E perciò te, che in qualche modo ha patito una delusione, ha patito un tradimento,
ha patito un qualcosa che ti ha spezzato il cuore. Oggi è lo Spirito Santo che si manifesta a noi attraverso la parola, ti sta dicendo: io voglio fasciare il tuo cuore, io voglio raggruppare ogni pezzo del tuo cuore nel corso della tua vita che è stato in qualche modo spezzato. E mi ha inviato per fasciare il cuore spezzato. Ciò vuol dire che Gesù Cristo ha una cura, ha una guarigione per i tuoi sentimenti, perché è nel cuore dove si manifestano i sentimenti dell'uomo e della donna. E mi ha inviato per sanare i tuoi sentimenti. E chissà proprio in questo giorno, e chissà proprio in questa settimana, tu provi del dolore, dei risentimenti, delle cose del passato, delle delusioni del passato, delle varie tue vicissitudini del passato, e oggi lo Spirito Santo, attraverso la parola che tu stai ricevendo adesso e che ha il potere di manifestarsi e penetrare dentro di te, desidera guarire il tuo cuore. Oh, alleluia! Benedetto il nome del Signore, perché Gesù Cristo sa come si trova il tuo cuore. Gesù Cristo sa ogni cosa che nel corso della tua vita hai spezzato il tuo cuore, e oggi Egli sta si manifestando direttamente, dicendo a te che desidera sanare il tuo cuore, che desidera sanare i tuoi sentimenti, perché tu non riesci ad avere altre relazioni, perché tu non riesci più a fidarsi del prossimo, perché il tuo cuore è stato full spezzato. Ma oggi lo Spirito Santo, attraverso la parola, verserà l'olio. Alleluia. Oggi lo Spirito Santo, come fece Cristo, raggrupperà tutti questi pezzi del tuo cuore per versare su di essi l'olio, il vino. Gesù è venuto per compiere questa opera e lo fa ancora. E lui mi ha inviato per proclamare la libertà a coloro che sono schiavi, per aprire il carcere ai prigionieri. E qui ci sono due tipi di situazioni. Lo schiavo è una vittima di qualcuno che ha potere su di lui e può essere un uomo di autorità, può essere una organizzazione, può essere un Stato. Lo schiavo è una vittima che non ha dove andare, che non ha modo di uscire da quella situazione. E invece il prigioniero è appunto qualcuno che va a finire in un carcere perché ha commesso un crimine, perché ha commesso degli errori, perché ha fatto delle scelte sbagliate. E Gesù Cristo dichiara nella lettura di questo libro, il libro del profeta Isaia,
che egli viene per proclamare la libertà degli schiavi. E chissà che sei diventato una schiava dai vizi o delle varie situazioni di questa vita da cui tu non riesci a liberarsi. Tu sei diventato un schiavo da un ciclo che coinvolge tante persone da cui tu non riesci a liberarti. Ma Gesù Cristo ti sta parlando oggi che egli è venuto per proclamare, alleluia, la libertà agli schiavi. Oggi ha una parola liberata per te, una parola che viene proclamata, sciolta su di te. Ed è una parola che dice così: libertà. Alleluia. Gesù sta dicendo che attraverso di lui, che attraverso il suo nome, che attraverso la sua parola, tu troverai libertà. E chissà come i prigionieri tu ti trovi legato. La tua libertà, appunto, fu tolta. Perché in questi due casi, siano gli schiavi e siano i prigionieri, la loro libertà viene tolta. E chissà come un prigioniero tu ti trovi così, pagando le conseguenze delle tue scelte sbagliate, dai tuoi errori. Ma Gesù Cristo oggi sta parlando con te e sta dicendo: io sono venuto per proclamare l'apertura. Alleluia. L'apertura in questa prigione che ti stai vivendo. Gesù Cristo ti sta dichiarando che attraverso di lui è possibile avere libertà. Alleluia. Oggi tante persone vengono legate anche. Legate da varie situazioni, legate da persone di che hanno autorità. Perdono la libertà. Ma Gesù Cristo sta dicendo: io voglio renderti libero, figlio. Io voglio renderti libera, figlia. Per proclamare l'anno di grazia del Signore. L'anno di grazia. Alleluia. La storia di Israele dice che ogni 50 anni occorreva un qualcosa nella storia del popolo di Dio che Dio stesso ha stabilito. Il giubileo. Il giubileo. E sa che cos'era il giubileo? Il giubileo, quando arrivava al 50° anno, ogni schiavo era libero. Ogni debito era perdonato. Ogni situazione di legame, di impegno, di compromesso era sciolta. Gesù Cristo sta dicendo a te che egli è venuto per liberarti da ogni sorta di legame, che egli è venuto per proclamare questo giubileo nella tua vita,
che questo giubileo che ti porterà a vivere una vita nella libertà di Cristo. Che tu non sarai più legato né da persone, né da parole di maledizione, né da magie, né da nessun tipo di situazione che ti trattiene, che ti blocca e che ti lega. Gesù Cristo sta ed è venuto per proclamare il giubileo nella tua vita. Egli è l'unto di Dio. Egli è l'unto del Signore. Ed è attraverso di Lui. È attraverso di Lui. Guardate, è ancora il giorno di vendetta del nostro Dio. E qui c'è una cosa importante. Perché noi tendiamo spesso in questa vita a quelli che ci fanno del male, a quelli che ci causano perdite, a quelli che ci pregiudicano, ci causano dei pregiudizi. Noi esseri umani, mancanti, imperfetti, tendiamo a voler vendicarci, tendiamo a voler reagire. Ma Gesù Cristo sta dicendo qua che la vendetta appartiene a Dio. Egli nella sua giustizia, perché la parola di Dio dice che la base del trono di Dio è giustizia e giudizio. Egli nella sua giustizia è chi farà ogni cosa. Quindi togli questo pensiero. Togli questo risentimento oggi, permetta che lo Spirito Santo sradichi ogni sentimento, ogni risentimento e di vendetta dal tuo cuore oggi. Egli è venuto per consolare tutti coloro che sono afflitti. E chissà in questi giorni, in questo tempo, che stai vivendo momenti di afflizione, afflizione per le tante preoccupazioni che tu hai, afflizione per le cose che non vanno come tu vorresti, afflizione per via di qualcuno, afflizione per via dei tuoi figli o per via dei tuoi genitori o per via di colui o colei che tu ami. E chissà, qualcuno è, sono anni e anni che stanno vivendo in afflizione. Io ti voglio dire in questa sera che Gesù Cristo ha consolo per te. Ha consolo per te che hai il cuore afflitto, che stai vivendo in afflizione. E mi è venuto per mettere, per dare, oltre a mettere, dare. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Agli afflitti di Sion, un diadema invece di cenere. Alleluia. Perché quando noi viviamo in un tempo di umiliazione, in un tempo di perdite, la cenere rappresenta l'umiliazione, spesso il popolo di Israele, in un momento di battaglia, in un momento di pericolo, in un momento di umiliazione, si vestivano di sacchi, versavano su di loro la cenere. Si umiliavano dinanzi a Dio. E chissà, anche tu ti stai umiliando. Chissà anche tu sei stato umiliato da qualcuno, da qualcuna.
E chissà tu ti sei vestito di cenere per chiamare, invocare Dio. E oggi lui sta rispondendo al tuo clamore, al tuo grido, e sta dicendo: io ho per te un diadema. Alleluia. E ti darò, oltre a metterti questo diadema, ti darò, alleluia, perché dalla cenere al diadema c'è un cambiamento. E mi sta dicendo: io ti toglierò dall'umiliazione, io sono venuto per toglierti dall'umiliazione, io sono venuto per togliere da questo momento di perdite, di insicurezze, per metterti in una posizione importante, una posizione di principi, di principessa. Gesù Cristo è venuto, e tutto ciò che gli sta dicendo qua è appartiene al regno che egli è venuto a stabilire in questa terra. Egli è venuto per versare su di noi l'olio di gioia invece di dolore. Oh, quanti dolori! Quanti dolori tu hai patito nel corso della tua vita! E Gesù Cristo ti sta dicendo in questa sera: io voglio versare nel tuo essere, nella tua vita, un olio di gioia. E voglio sanare completamente il dolore che c'è nell'occulto del tuo cuore. E io voglio versare l'olio di gioia. Perché? Perché l'olio, una delle qualità dell'olio, è che l'olio ha il potere anche di sanare le cicatrici. L'olio aiuta a rinchiudere le cicatrici. E ogni volta che una ferita viene rinchiusa e comincia a cicatrizzare, e essa viene rinchiusa completamente, noi abbiamo il potere di ritornare a fare le cose che facevamo prima, a muovere la parte del nostro corpo che non potevamo muovere come prima. Gesù Cristo è venuto a darti gioia. Gioia. È straordinario questo testo biblico. Ed è venuto per metterti un mantello di lode anziché un spirito abbattuto. Alleluia. Ed è venuto per toglierti questo mantello di abbattimento. Questo mantello che ti tieni lì, presi, legati alle cose del passato. Ed è venuto per toglierti. E se tu credi oggi, adesso, lo Spirito Santo che è lì con te ti sta levando questo mantello. Ti sta togliendo questo mantello e ti sta rivestendo con il mantello della lode. Che cosa significa questo? Perché chi ha gioia, chi riceve l'olio della gioia, comincia a lodare, comincia a innalzare Dio, comincia a glorificare Dio. E quando io ricevo il manto della lode, quando io ricevo l'olio della gioia, è impossibile non lodarlo, è impossibile non innalzarlo, è impossibile non riconoscere ciò che sta avvenendo. Alleluia. E li sta mettendo su di te il mantello della lode. Allora se tu poi, lì dove tu sei, nella tua casa, nel tuo lavoro, dovunque tu sia, per favore adora Lui, glorifica Lui in questa sera, perché Lui ti sta dicendo che Lui ti libererà da tutte quelle cose del tuo passato che ti portano dolore, che ti portano tristezza, che ti portano amarezza e che ti tengono legati. E mi sta dicendo: oggi, non domani, oggi io ti libero, figlio, figlia. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. E tu sarai chiamato
Guarda che cosa meravigliosa. Tu sarai chiamato, io sono chiamato, querce di giustizia. Benedetto il nome del Signore. Piantagione del Signore per mostrare la sua gloria da adesso in poi. Ciò che rifletterà nel tuo volto non è più quell'abbattimento, non è più quel dolore, non è più quella tristezza, ma è la gloria di Dio, alleluia. Perché da adesso in poi tu sei una querce di giustizia. Tu sei a tutti gli effetti piantagioni del Signore. Aggrappati a questa parola in questa sera. Prendi questa parola per te, perché è per te. È per te. È per la tua casa. È per la tua famiglia. E sogni questa parola sulla tua famiglia, sulla tua casa, sulla tua vita. Perché Gesù Cristo è venuto per darci tutto ciò. Io voglio finire in questo momento. Voglio dire a tutti quanti che noi siamo nella regione toscana, la nostra sede è qui a Calenzano, Firenze, via Vittorio Emanuele, numero 46. Se tu sei qui della zona, vieni a trovarci nelle domeniche pomeriggio a ricevere una parola dal cielo. Ma in questo momento io voglio finire pregando con te, perché Satana non vuole che tu aggrappi questa parola. Satana non vuole che tu prenda possessione di ciò che Cristo è venuto a portare per te. Lui non vuole, ma nel nome di Gesù Cristo noi vogliamo dichiarare che ogni impedimento, che ogni ostacolo, che ogni cosa che vuole bloccarti per afferrare questa parola sarà oggi abbattuto nel nome di Gesù. Prega con me adesso. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, noi vogliamo ancora benedirti. Noi vogliamo ancora glorificarti per la tua parola. Noi vogliamo ancora, Signore, arrenderci alla tua parola. E a questo di straordinario che tu sei venuto a darci, Signore. E io voglio dichiarare nel tuo nome, Gesù Cristo, che ogni impedimento, che ogni legame, che ogni ostacolo, perché ogni blocco cadrà a terra adesso nel nome di Gesù Cristo. E questo tuo figlio, questa tua figlia, questo amico, amica, spettatore che sta udendo, ricevendo la tua parola, riuscirà ad afferrarla. Ed essa va effetto su di lui, su di lei. Nel nome di Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per tutto ciò che tu hai fatto e fai e farai ancora in questa serata. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen.